Abbiamo il piacere di ascoltare le parole di Fabio Rampelli. Tanto grazie a coloro i quali hanno ospitato le intemperie, come probabilmente già Massimo Miani ha detto, siamo appena atterrati con Chiara Colosimo che sta cercando parcheggio per raggiungerci. Veniamo da Catania e a Catania non pioveva, però insomma stava lì per piovere. Abbiamo voluto rimettere in onda la realizzazione di un muro di cartone per rappresentare di qui a breve il suo abbattimento, che è l'abbattimento simbolico di un muro che quando crollò 30 anni fa destò in tutta Europa e in tutto il mondo un grande moto di gioia, di liberazione autentica, perché comunque ha rappresentato tante sofferenze per tante persone. Quindi al di là delle ideologie, di ciò che ha prevalso, il mondo libero che di fatto riuscì a sconfiggere il totalitarismo e il comunismo che si dipanava da Mosca e che soggiogava tutti i paesi dell'est europeo, che avevano pure tentato, come accadde in Ungheria, in Cecoslovacchia, di liberarsi e che fu, ahimè, messo sotto scacco dai carri armati della Stella Rossa. Al di là di tutto ciò che conosciamo, quello che magari soprattutto i giovani non conoscono e non possono rammentare, che non è stato mai raccontato fino in fondo, è che questa sofferenza non è una sofferenza ideologica. Noi abbiamo visto centinaia di migliaia di persone che hanno fatto ogni sacrificio, ogni sforzo per tentare di conquistare una libertà che noi magari non abbiamo potuto apprezzare in quei gesti, perché la libertà ce l'avevamo, eravamo liberi, liberi di entrare nei supermercati, liberi di comprare quello che volevamo, liberi di manifestare il nostro pensiero, liberi di fare cortei, liberi persino di occupare fabbriche o facoltà universitarie o scuole, liberi di parlare, liberi di scrivere, liberi di leggere, liberi di comporre brani musicali o semplicemente anche solo di riprodurli, liberi nella nostra possibilità di espressione artistica, nella pittura, nella scultura, nel teatro di prosa, liberi. La libertà noi non l'abbiamo forse potuta e saputa apprezzare fino in fondo, perché era lì nostra compagna di strada. E magari se ci concentriamo un attimo e pensiamo a tutte quelle generazioni che hanno vissuto l'intero arco della loro vita senza conoscere la libertà, capiamo, forse possiamo capire che cosa possa aver significato stare sotto il regime comunista per così tanto tempo. Il muro di Berlino viene iniziato nella sua realizzazione nel 1961 perché tutti coloro i quali erano oppressi dal comunismo cercavano di passare nella Germania occidentale attraverso il confine delle due parti di Berlino, quelle che erano state spartite nell'accordo di Yalta successivo alla Seconda Guerra Mondiale. Ecco, per impedire che ci fosse quella possibilità di guadagnarsi il diritto alla libertà, a quello spazio vitale imprescindibile per l'uomo, la donna, la persona umana, per impedire che ci potesse essere questa conquista, magari anche attraverso una legittima azione di fuga, fu realizzato quel muro che poi cadde impietosamente nel 1989, il 9 novembre del 1989, appunto 30 anni fa. Apprezziamo la libertà che abbiamo, difendiamola da quelli che ancora ritengono che sia un privilegio e non un diritto. Facciamo in modo che le idee di ciascuno possano essere rispettate, facciamo in modo, costruendola giorno dopo giorno, che la facoltà di irrobustire la democrazia corrisponda con il diritto dei popoli a stabilire il proprio destino, a compiere le proprie scelte. Voi sapete meglio di me che in questo momento abbiamo un governo parzialmente legittimo, un governo che di fatto non ha una maggioranza nella nazione e che è la rappresentazione di un contrasto tra una democrazia parlamentare, tra una maggioranza parlamentare e una democrazia reale, una maggioranza reale. Se domani mattina potessimo andare al voto,
in Italia noi ci libereremmo di questo cappio e avremo la possibilità di manifestare non solo il diritto al voto, ma anche il diritto a scegliere da chi essere governati. Ma questa è politica interna, c'entra poco con il muro di Berlino, c'entra poco con la liberazione dei popoli oppressi dal comunismo. Ed è questa parola che nel mondo occidentale è molto poco utilizzata e che soprattutto in Italia, dove abbiamo avuto un partito comunista fortissimo, arrivare fino al 30% e arrivare a condividere una stagione di governo nel governo di solidarietà nazionale con la Democrazia Cristiana, questa parola è impronunciabile, la si deve proteggere, la si deve nascondere, non si può dire ai giovani, ai ragazzi, alle persone normali, non si può raccontare a scuola e nelle università che c'è stata una dittatura terribile che ha tenuto banco per tanti decenni e che ha rischiato di impossessarsi anche dell'Italia, con le buone o con le cattive maniere, non riuscendoci attraverso la spartizione del mondo a Yalta dopo la seconda guerra mondiale, ha cercato viceversa di utilizzare strumenti anche di sangue per poter provare a arrivare in buona sostanza allo stesso risultato. Ecco, noi oggi, ultimi secondi, ultime battute, ultime gocce di pioggia prima dell'abbattimento del muro, siamo qui per celebrare questa fantastica notizia e per presidiare la libertà. La conquista della libertà è la fantastica notizia. 30 anni sono troppi per non rinverdire questo ricordo. C'è il rischio che qualcuno si intristisca, si immiserisca, c'è il rischio che non rammenti la tragedia della mancanza di libertà e non sia disposto più a mettere il proprio corpo, il proprio petto, il proprio cuore, il proprio cervello, i propri pensieri a disposizione di questa facoltà, di questa necessità di presidiare la libertà. Ma non posso non fare l'ultimo accenno all'Europa. Quelle persone che scappavano dalla Germania dell'Est o dall'Ungheria o dalla Cecoslovacchia o dalla Polonia o dalla Bulgaria o dalla Romania o dall'Albania, quelle persone che scappavano o che venivano internate nei gulag sovietici e che cercavano di resistere realizzando piccoli opuscoli di controinformazione che venivano chiamati Samizdat, stampa clandestina, quei ragazzi, quelle persone anche adulte che cercavano la via della libertà, volevano andare in Europa perché avevano in testa un'Europa fatta di valori, non l'Europa delle marchette. Volevano andare nell'Europa cristiana, volevano andare nell'Europa della solidarietà, nell'Europa della democrazia, nell'Europa della bellezza, nell'Europa della civiltà, nell'Europa del diritto, nell'Europa della reale eguaglianza. Non sarebbero forse mai scappati se avessero dovuto scegliere tra il mostro comunista e il mostro della Banca Centrale Europea. Noi dobbiamo ancora liberare l'Europa, non più dal comunismo, ce lo siamo buttati dietro le nostre spalle. In Europa non c'è più il comunismo e chi comunista si professa è semplicemente patetico, è un relitto umano, è un rimasugno di archeologia ideologica di cui non sappiamo cosa fare. Ma adesso la battaglia anche in nome e per conto di quelle persone che non ci sono più, che per conquistare la libertà si sono schiantate sul muro di Berlino a 100 km orari con la loro automobile pensando che la morte li avrebbe potuti liberare dal dominio, dalla sottomissione, quelle persone lì le dobbiamo portare con noi nella azione di ribellione, di rivolta, non contro l'Europa, ma contro questa Europa. L'Europa ci appartiene, l'Europa è nostra e la dobbiamo costruire esattamente come la desideravano coloro i quali hanno combattuto il comunismo e cercavano di oltrepassare muri e barriere di filo spinato per arrivare appunto nella nostra Europa, nell'Europa che avevamo in mente. E questa è l'Europa che Fratelli d'Italia intende contribuire a costruire, non fuori dall'Europa,
dentro l'Europa per farla a immagine e somiglianza dei nostri valori e della grandezza dell'animo umano. Questa è la battaglia che lanciamo oggi, abbattendo il muro di cartone che ci sta qui di fronte ai piedi del Pantheon a Roma, in collegamento simbolico con Berlino, dove Gioventù Nazionale insieme a nostri parlamentari sono andati a svolgere una loro manifestazione esattamente in faccia a quel che resta di quella odiosa barriera di cemento armato, a Milano, dove c'è un'altra grande manifestazione di Fratelli d'Italia, praticamente il trentennale della liberazione dal comunismo da parte dell'Europa, chissà perché, e un perché ci sarà, lo stiamo celebrando soltanto noi di Fratelli d'Italia. Non c'è traccia nello scenario politico italiano di qualcuno che abbia alzato un dito, che abbia fatto un volantinaggio, che abbia fatto un gazebo, che abbia indetto una manifestazione, una tavola rotonda, una conferenza stampa, un qualunque gemito per manifestare la propria gioia e ricordare che quel che è accaduto all'ombra del Cremlino non accadrà mai più. È un giuramento solenne al quale ci sentiamo vincolati di qui alla fine dei tempi. Grazie a tutti per la perseveranza. Ora prepariamoci tutti per abbattere questo muro che è di carta, non è certo di cemento armato, ma è il simbolo di quello appunto che cadde allora 30 anni fa. Quindi tutti da questo lato carichiamo contro questo muro, preparatevi. Forse vi dovete mettere da quella parte, sì, che sì, dici? Sì, tutti pronti a buttare da giù questa parete. Sottolineare questa notizia che purtroppo è sfuggita al circuito
più diffuso, e cioè che abbiamo sconfitto il comunismo, che l'Europa è libera dal comunismo, ma oggi deve liberarsi anche da quel dominio che impedisce ai popoli di manifestare la propria appartenenza all'Europa. Questa è la nuova sfida: liberi dal comunismo, liberi anche dall'Europa dei burocrati, per costruire l'Europa dei valori, della cristianità, l'Europa dei popoli. Grazie. Ciao.